sai che il sud è fantastico. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Salve. Salve. Piaciuto il caffè, eh? Mi piace moltissimo, moltissimo. È molto diverso da quello, sì, da che solitamente okay. Bevo in Catalogna. Ieri era Napoli a pranzo e abbiamo fatto da un caffè buonissimo. Eh sì, è abbastanza diverso. Sì. Allora, benvenuto ad Avellino, benvenuto grazie. All'Hotel Bel Sito e grazie mille per aver accettato la nostra intervista. Piacere. Allora, Mister Peppe Clotet, mi permetto di chiamarlo col suo diminutivo, sì, sì. Anche se in una recente intervista ho sentito lei dice di Peppe, porto soltanto il nome con Guardiola che condivide, però mi ha colpito molto perché lei è un giovanissimo, di classe 1977, ha iniziato da giovane la carriera di allenatore e la sua carriera l'ha portata già a girare il mondo, l'Europa in particolar modo, dall'Inghilterra, la Spagna, Svezia, Norvegia e ultima esperienza in Russia. E allora una carriera così intensa, ma con tante pagine da scrivere, che cosa rappresenta per lei il calcio? Per me è stato una maniera, prima che un lavoro universale, ma ogni posto ha il suo modo di fare calcio, no? Comunque ha rappresentato una professione che è una continua crescita, no? De vedere roba nuova da fare nel calcio, ogni posto dove vai prendi qualcosa. E io ho sempre creduto in un calcio protagonista, un calcio verticale, un calcio d'attacco, un calcio aggressivo, offensivamente, anche difensivamente. E penso che di tutti i posti dove io sono andato, e ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professionisti, calciatori, anche lo staff, anche in direttiva, poi tutti, e tu vai moldeggiando questa idea che hai del calcio e la vai adattando, no? Ma per me è sempre significato quello, e significa anche la parte sociale della squadra, no? Quella parte, sì. Quella parte di lottare insieme per un oggettivo. Per un obiettivo comune. Esatto, di mettere sempre la squadra avanti di noi. Tutti questi aspetti sono quello che sempre mi è sentito molto attratto del calcio. Ed è bellissimo, forse questi sono gli aspetti più importanti. Intanto le chiedo un caffè mentre andiamo avanti con l'intervista, però ecco, questo è un aspetto che mi piace. Lei dice, mi piace l'idea di calcio verticale, di un calcio aggressivo, sia dalla partita dell'attacco, ma soprattutto dalla difesa. Però il fatto che lei ha girato già così tanti posti in Europa, come vede il calcio attualmente? Prima c'erano delle peculiarità dei singoli campionati, invece adesso sembra che si stia livellando un po' il livello del calcio. Lei è della stessa opinione? Io penso di sì, io penso che succede in tutto, non solo nel calcio, io penso che questa globalizzazione che abbiamo, l'accesso alla informazione che abbiamo oggi, fa che noi, ognuno che prende una idea o sviluppa una idea del calcio, subito questa idea diventa universale, no? Viaggia più velocemente, quindi. Esatto, e alla fine fa che tutto il calcio poco a poco si costruisce nello stesso modo e tutti giocano allo stesso e alla fine tutti considerano valido la stessa roba, no? Perché è un principio un po' di questa globalizzazione. Abbiamo perso quella identità regionale o incluso quella identità di società, no? Per esempio, io sono di Barcellona. Il Barcellona è una squadra che ha avuto sempre questa identità del possesso per attaccare, il dominare il possesso, no? Certo. E costruire in base di quello, no? Quello dopo è diventato un concetto universale che tutti hanno provato ad applicare. Esatto, ma poco a poco adesso anche il Barcellona ha cambiato questo e sta diventando a fare questo calcio un po' che tutti hanno un'identità un po' similare, no? È difficile oggi trovare una squadra che fa un calcio completamente identitario diversamente, no? E dopo diciamo che questo allenatore ti porta una identità, è veramente difficile. Penso che è più facile andare a vincere partite che costruire una identità, no? Qualcuno lo fa, io ricordo, c'è in testa l'Inter di Conte, sì. Sfaggeva, la Real Madrid di Simeone, no? Ha questa identità che
continua a essere abbastanza evidente. Esatto. E tanti altri, no? Ma penso che questa globalizzazione fa che ogni volta tutti alla fine pensiamo il calcio un po' simile, no? Ma secondo lei è un bene o un male? Perché prima era bello anche vedere, lui pensa all'ultimo mondiale, quello del Qatar, tralasciando che è stato giocato in inverno, però ogni partita era simile all'altra, non c'era più una differenza. Prima invece era evidente, quando arrivava la squadra sudamericana, il Brasile si aspettava un gioco molto più divertente, più famoso Carioca, voglio dire. Invece adesso giocavano in maniera europea. Per lei è un bene o un male perdere queste peculiarità? Non lo so, non ho pensato mai se sia una roba positiva o negativa. Io penso che diventa una roba positiva se uno può costruire una squadra con una mentalità e una identità un po' diversa. E quello ha un pochino di vantaggio. Tu parlavi del mondiale, vediamo per esempio Marocco. Marocco ha fatto molto bene, con grandi calciatori, che tanti giocano in Inghilterra, Francia, no? Grandi calciatori, ma con un'entità, un calcio completamente diverso. Ha potuto fare un grande campionato, no? Io penso che è importante in questo momento, dove tutto nella vita, leggeva un libro che ha tanta influenza, il social su questo, no? Sì. Che tutto è o A o B, no? In questo momento che tutto è una polarizzazione, dentro dello stesso schema è molto importante ritornare a questa identità propria della società, del territorio, e quello nel calcio si può fare, no? Assolutamente, condivido pienamente con lei, di nuovo trasmettere anche questo senso forte di appartenenza. Però tornando dalla sua persona, alla luce delle sue esperienze lavorative, lei ha avuto contatti con tantissimi allenatori, quando è iniziato praticamente le ha seguito da vicino il Loco Bielsa, anche Pochettino e anche Pellegrini. Allora mi viene da dire, da domandarle, a chi si è ispirato e qual è l'allenatore che le ha lasciato qualcosa nel suo percorso? Io penso che un po' tutti, ma io mi trovo molto vicino, o mi piace guardare la squadra. Una volta, io ho venuto a Napoli una volta con il Swansea a fare una partita di Europa League, che di là aveva fatto 1-1 e qui impossibile vincere, lo sappiamo già, no? Fai 1-1 a casa, viene a Napoli. Ed è difficile. Sì, abbiamo stato 3 giorni, non avevamo potuto uscire dell'albergo, e quella è la prima esperienza mia in Napoli, no? Ma di là io ricordo che Rafa Benitez mi ha detto: guarda, che importante, se tu vedi un calcio, un allenatore che ti piace, no? E lo guarda e fai l'analisi, quello piano piano, se si mette dentro, no? E ti incammina un po' e prende quella idea, no? Io penso che mi ha marcato molto il Bielsa, okay, perché fa questo calcio che mi piace, di qualità numerica, di essere forte nella qualità, non solo nella superiorità, come faceva Guardiola il Barcellona, che era tutto partire un po' dalla superiorità numerica, no? Bielsa lo fa attraverso la qualità numerica, situazione di 1 contro 1, di 2 contro 1, di 2 contro 2, di come gestire, di come smarcare, no? Per essere sempre in situazione di attaccare in questa qualità. E a me questo sempre mi è piaciuto molto, e può essere che è il che seguo o vedo di più, no? Ma dopo altri mi è piaciuto molto Pellegrini, perché Pellegrini ha una grande idea di in difesa essere sempre una squadra in disposizione, mm-hmm, di attaccare subito e attaccare bene, no? E io ho usato molta roba di Pellegrini, ho usato a Birmingham il mio ultimo anno, con i due esterni che venivano dentro, facevamo una superiorità numerica, che questo trasformava alla fine in una qualità, ma tutto questo sono roba, cosa che alla fine è rubato, no? di tutti questi allenatori, come facciamo tutti, no? L'importante è sapere applicare quello e poco a poco. Metodologie del calcio. Esatto, e poco a poco ti diventa un po' il tuo stile, no? Ma sì, io direi a quello che Bielsa può essere uno che mi ha ispirato di più. Ecco, a proposito del Loco Bielsa, se ne parla tanto, abbiamo ascoltato, abbiamo sentito documentari, letto libri su questa figura di questo allenatore che ha scritto e continua a scrivere pagine importanti del calcio, però mi viene da chiederle, secondo lei la retorica sull'allenatore ha contribuito a costruire la figura del guru, nonostante soprattutto negli ultimi anni praticamente non abbia vinto? E poi mi ricollego proprio a questo, secondo lei il successo fa dipendere la grandezza di un allenatore? Cioè un allenatore si può definire grande solo se vince? E dipende come lo valutiamo, perché
l'analisi nel calcio è molto facile, si può fare da due errori, da due maniere diverse. La prima è analizzare la vittoria, no? Se si vince è buono, se si vince è forte, se si vince fa bene. Se non vince non è buono, non fa bene, non è forte. Ma quello è un'analisi un po' semplice, perché alla fine per vincere, normalmente chi può vincere? Vince la squadra che ha meglio calciatori, normalmente, no? La squadra che spende di più, o che spende di più e spende meglio, no? Normalmente è quello. Comunque alla fine è un discorso molto economico, ma che l'allenatore, che il direttore, che quella società deve saper usare queste risorse economiche per costruire una buona squadra. Quello vuol dire che quell'allenatore che non è una squadra dove può fare o dove si fa quello, non è un buon allenatore. Io penso che, come io la vedo, che l'importante è, io analizzo l'allenatore come quella persona che è l'unico che può aiutare alla squadra a diventare meglio dello che è, a prendere insieme quella identità per andare a lottare per un risultato, no? Okay. Che può fare che un calciatore che oggi è di 6 diventare di 7 o di 8 di livello, no? Io la vedo così, pertanto io non faccio questa analisi semplice di che se Bielsa vince è più forte, se non vince è più forte, perché alla fine, guarda, lo che ha fatto Bielsa al Leeds, il Leeds è una squadra, e lui è andato a Premier League con una squadra che l'anno prima aveva fatto una metà classifica, sì. Che ha speso niente o pochissimo, no? Una squadra con calciatori che giocavano in League One, con la squadra con giovani che io avevo lavorato di là a Leeds, penso che 2 anni prima, no? Dopo è andato un altro e dopo è andato un altro. Noi avevamo fatto il derby con calciatori che adesso sono importanti, no? Calvin Phillips, che erano piccoli, no? erano giovani, ma Calvin Phillips, Ronaldo Vieira, che dopo è andato qui alla Sampdoria, questo è stato un calciatore importante per noi, no? Anche altri. Abbiamo costruito un po' una squadra giovane, ma una squadra giovane. Lui ha preso questo e ha fatto che quella squadra vada in Premier League con calciatori che 4 anni prima qualcuno stava giocando in League One, no? Sì. Quello hanno andato in Premier League e hanno fatto una salvezza in Premier League. Non ha vinto la Premier League, ma ha fatto una roba molto grande, no? Assolutamente. Ha fatto una crescita in quella società spettacolare. È molto facile vedere, perché alla fine dici, se pensiamo a vincere, così diventa facile, guarda, l'ultimo che ha vinto è il forte, gli altri no. Si deve fare questa analisi di come la situazione quando un allenatore arriva, come quando va, che risorsa, esatto, che risorsa se le mette a disposizione, e lui fa un miglioramento alla squadra, fa un miglioramento alla società, fa un miglioramento all'intorno, no? E fa una sensazione di pertenenza al posto dove va. Questo per me è roba importante che forse un po' si sta perdendo. Sì, o non se le dà importanza, perché è più facile parlare di vincere e perdere, no? Forse la retorica qualunquista, voglio dire. Esatto. Proprio per questo. È come dire, se io al mio bimbo fa un esame, no? Se non prende la massima nota non fa bene, capito? Assolutamente. Esatto. L'importante è che lavori, che studi e che faccia il massimo suo, no? No, concordo pienamente, anche perché quello che mi sta colpendo ultimamente a proposito dell'idea di calcio, che lei dice a me piace giocare in questo modo, giocare molto sull'uno contro uno, mi sembra che si sta perdendo un po' con la qualità dell'uno contro uno nel creare superiorità numerica con le proprie qualità, e soprattutto, paradossale, se andiamo a vedere i numeri non si segna più dalla distanza. E secondo me questo è un dato non di poco conto, il fatto che non si tira più la distanza, significa che non si coltiva più la qualità dei singoli, ma si cerca di ottenere soltanto il risultato. Io non so lei come la vede, però è come se mancassero i giocatori di enorme qualità, come grazie, si vedeva negli anni 90, inizio anni 2000. Sì, io penso in questo la formazione del calciatore è molto importante. Penso che abbiamo cambiato un po', no? Penso che tutto il calcio sia tornato più professionista, abbiamo più risorse adesso per lavorare anche con i giovani, per il settore giovanile, ma anche nel settore giovanile, che è dove tu puoi mettere le prime basi per far imparare il gioco al ragazzo,
per sviluppare quella capacità tecnica, quella capacità tattica, che dopo faranno, che le aiuteranno al calciatore a esprimere al massimo la sua potenzialità futura. Di là abbiamo il problema che noi aggiudichiamo l'idea sull'allenatore, pensiamo che se un allenatore è bravo o non è bravo, in base a che? A si vince al settore giovanile? Esatto, non in base a si mette questo lavoro perché nel futuro questo ragazzo. È peccato, non dico che sia così sempre, no? Ma è un po' peccato, no? Io quando ho avuto la fortuna di lavorare in Inghilterra questi 7-8 anni, ho lavorato tanto con la Premier League su aiutare la società dove io era per migliorare il settore giovanile. Okay. La Premier League forza alla società a stabilire un programma di allenamento dove il risultato mai è considerato. Messo in secondo piano. Esatto, sempre. E loro devono mettere tutto il programma che fanno con il calciatore, tutti gli allenamenti, devono fare reviews ogni 6 settimane. Certo. Valutazione dove era il calciatore dopo il lavoro che si è fatto, dove è adesso, e questo ha cambiato un po' la mentalità in Inghilterra e adesso inizieranno a segnare i frutti. Esatto, sul settore giovanile della nazionale, dopo sulla la propria nazionale, su tutti questi calciatori giovani inglesi che in poco tempo faranno una grande differenza. La cosa bella è che proprio casca a fagiolo questo argomento, perché lei ha allenato praticamente in Spagna, dove abbiamo visto i settori giovanili che qualità stanno dando alla nazionale, l'Inghilterra, che adesso cominciamo a vedere, secondo me è tra le sue formazioni che possono ambire a vincere l'Europeo, e anche la Norvegia sta cacciando molti calciatori interessanti. E poi l'Italia, e che differenza allora vede tra i vari settori giovanili di queste nazioni? In Spagna è stato, come in Inghilterra, la responsabilità è della Premier e della Federazione di fare che quella società fa già il lavoro, perché investiscono sulle società. Questa è una responsabilità che parte dalla Federazione e della Premier League. Okay. In Spagna è un modello simile, ma parte dalla società. Ogni società fa il suo settore giovanile e tutti hanno una importanza più grande. Un po' si è perso un po', si è perso un po'. Penso che la Spagna ha fatto un grande lavoro dal 2000 al 2012-13 con il settore giovanile. Adesso può essere che dopo le crisi si investisce un po' di meno, ma penso che questo alla fine ritornerà, perché la Spagna è molto seriosa su quello che tu puoi spendere nella squadra professionista, e dipende da quello che tu puoi creare, no? Questa normativa UEFA si applica tanto, e alla fine l'unico importante è sviluppare il proprio talento. Sì. La Norvegia e la Svezia lo hanno fatto di sempre, perché Norvegia e Svezia mai ha voluto che il calcio diventi una situazione dove la proprietà mette soldi, no? Okay. Di autosostentamento. Esatto, quindi. Esatto. Comunque questa formazione di talento sempre è stato, quando è stato di là, l'hai visto che guardavano, cuidavano molto bene il settore giovanile, no? E hanno sviluppato tanto talento, no? Norvegia, Svezia, anche Danimarca, Finlandia, anche essendo un punto per sotto. L'Inghilterra è più centrale. Qui Italia non c'ho tanto argomento, ma Italia sempre mi ha sembrato a me. Italia ha una grande capacità, prima, che questo è il paese dove io penso che la gente sa più di calcio che nessun altro paese, no? Okay. Perché gli piacciono molto, perché conosce, voi avete discussione sul media, sul gioco, no? Sì. Questo è impossibile in Inghilterra. In Inghilterra è diverso, no? La mentalità è diversa. A chi si valuta il gioco, si valuta come gioca questa squadra, come gioca, come si è preparato quella partita, no? Sul senso tattico, no? E penso che questo sviluppi squadre, non sempre sviluppa un calciatore, no? Sì. Ma sviluppa squadre. Ogni paese ha il suo, è molto difficile comparare, ma penso che tutti hanno capito che nel futuro tu, in una società, devi sviluppare il talento proprio, perché sennò economicamente diventa insostenibile con i prezzi che lievitano sempre più. Quindi allora mi conferma che in Italia sono 60 milioni di allenatori? Ci sono. A proposito di allenatori, mi ha colpito molto il fatto che lei è stato direttore del master dove ha studiato Pep Guardiola agli inizi della sua carriera da allenatore.
Giusto per curiosità, lei ha conservato un rapporto con Guardiola, ha modo di parlare con l'allenatore, di confrontarsi sulle idee di calcio, e poi che cosa ne pensa della trasformazione di Guardiola, che dal Barcellona esprimeva una determinata tipologia di gioco e adesso al City un po' l'ha cambiata? Prima che Guardiola è stato molto importante per il mio paese, per la Spagna, per la Catalogna, molto importante, no? Quando lui è venuto a fare il master, io ero il direttore della scuola degli allenatori di Catalogna, lui allenava la seconda squadra del Barça, il primo anno che allenava. La federazione abbiamo pensato che starebbe molto bene fare un corso, a parte della formazione ufficiale che facciamo al UEFA Pro e tutto quello, fare un corso sulle nuove tendenze in quel momento, sulla metodologia nel calcio, cioè come lavorare sulla metodologia, no? Abbiamo avuto inputs di tanta gente, ricordo molto input del gruppo di lavoro di Mourinho che hanno venuto, dell'Arsenal, tanti di Spagna, no? Di allenatori. Okay. È stato un po'. Quindi è internazionale, voglio dire. Sì, era tutto internazionale, no? Okay. Abbiamo avuto tanta gente e Guardiola era molto interessato, in tutta la scuola portuguesa che in quel momento erano le prime nozioni della periodizzazione tattica, tutto quello sul lavoro con lo staff, il lavoro sul campo, come organizzare e come sfruttare tutta questa metodologia tattica sull'allenamento. E lui era molto interessato a quello e ha fatto il corso per quello. Dopo è andato a allenare al Barcellona e è diventato molto importante. Perché dico quello molto importante? Perché lui ha cambiato il calcio. Lui, esatto. Lui prima, anche in Catalogna, se un calciatore, un terzino, dava la palla al portiere, la gente lo fischiava. No? Guardiola ha fatto imparare a tutti che dargli la palla al portiere è meglio che rifarla, no? Prenderla con questa. E già non si fischia. Questo a Spagna già non si fischia. Penso che già non si fischia in nessuna parte. Non sia all'ultimo minuto, qua perdendo. Ma così. Beh, se là ci sta. Esatto, ma sicuro che, come in Spagna, sicuro che Italia e Inghilterra tutti fischiavano, mettendo la palla al portiere. No? Adesso già neanche in Inghilterra si fischia, che di là loro solo pensano a giocare in avanti, no? Perché il pubblico ti porta. Quello è un merito di Guardiola, lui ha cambiato la società attraverso il lavoro che ha fatto nel Barcellona. Questa è una roba che nel Barcellona ha mostrato, o ha stato sempre un'identità, no? Desde Cruyff, Van Gaal, tutti questi. Ma dopo Guardiola evidentemente fa un cambio, perché lui cresce come allenatore, lui cresce, lui gioca diverse paesi diversi, no? Va al Bayern, va in Inghilterra. E in Inghilterra, se tu fai come in Spagna, un'uscita e pala, come faceva nel Barcellona, in Barcellona gioca con quattro difensori, l'avversario giocherà con tre attaccanti, ti fa una pressione 3 contro 4. In Inghilterra ti possono fare una pressione in equalità, ti possono venire con 4. Sì, assolutamente. Perché un difensore centrale prende uno, anche a chi Italia si è iniziato a fare questo già, no? Lui deve aggiustare il come inizio questo attacco sulla qualità numerica. Devo usare il portiere di più per fare questa situazione numerica, non con il difensore centrale, la devo fare con il portiere adesso, per quello vedi che il portiere gioca più vicino alla linea del difensore centrale. Difesa, sì. Esatto. E deve avere questa mobilità, soprattutto dei terzini, qualcuno che viene dentro, che te cerca di cercare questa superiorità un po' falsa, perché alla fine viene pressato subito, no? E lui evoluziona il suo gioco, no? Ma noi abbiamo tanto, tanto da dargli, da dire grazie, no? A Guardiola, perché non solo noi, al nostro paese, ma penso che tutto il mondo, no? Perché ha cambiato un po' l'idea, esatto. La concezione del calcio. Io ora stavo pensando al esatto. Movimento del portiere. Prima il portiere era solo tra i pali, adesso, esatto. Come diceva lei, diventa attivo, membro attivo della, esatto, manovra. A volte il difensore si stacca, poi mi corregge lei. Diventa un centrocampista aggiunto per creare superiorità, esatto. Creare quegli spazi, esatto, in più. Ed è qualcosa di affascinante come è cambiato il calcio. Ma a proposito di Inghilterra, parliamo del Birmingham, perché lei ha scritto le pagine importanti comunque di questa società, anche per aver scoperto e dato luce a un talento del calcio mondiale, ovvero Jude Bellingham. E allora, cosa ci può raccontare di Birmingham, di quell'avventura, ma soprattutto di come si è reso conto di questo ragazzino, perché aveva 15 anni quando lei l'ha visto, mm-hmm, e l'ha portato, sì, in, sì, prima squadra? Bene, questo è una... Birmingham veramente è stata una tappa bellissima nella mia vita, per il fatto di là
quasi 3 anni nella società, avevano le giuste circostanze per succedere come è successo tutto, no? Come tutta la vita. Ma quando noi siamo arrivati di là, il Birmingham era una situazione di difficoltà, perché avevano speso di più di quello che potevano spendere. La Premier League, scusa, la FA inglese ti lascia fare un debito massimo di 36 milioni, miliardi, dice in italiano? No, milioni. 36 milioni in 3 anni di debito. Okay. Comunque tu non puoi passare di quella, se no si fai a debito zero il primo anno, debito zero il secondo anno, il massimo debito dopo è 36 milioni. Okay. E dopo rinizia, no? Okay. Aveva arrivato un'altra proprietà a Birmingham, una proprietà cinese che voleva fare la roba bene. Penso che qualche direttore sportivo, allenatore, non so come è andato veramente la roba, ma quando noi arriviamo di là, il Birmingham è una situazione che ha sobrepassato questo debito e la società non era pienamente cosciente, no? Di queste normative, no? Qualcuno penso che no, che non ha saputo, non aveva studiato, esatto, bene. Non le ha detto alla proprietà, guarda che questo non si può fare, loro volevano andare avanti e fare crescere. Comunque la FA ha fatto una sanzione forte al Birmingham, l'ha obbligato a bilanciare tutto il tema fiscale, tutto il tema economico della squadra e ci ha messo la stagione dove eravamo noi, che non abbiamo fatto niente di male, no? Ci ha tolto 12 punti, sì. E non ha lasciato. Non ci ha lasciato prendere nessun calciatore, solo prestiti a un massimo economico molto basso, no? Per bilanciare tutto quello. Là non si vede. Infatti di là io già inizio a dire, boh, questo non ha senso, dobbiamo fare di più, guardare che abbiamo noi al settore giovanile, perché per prendere un prestito di un calciatore giovane di un'altra società, vediamo se abbiamo qualcuno. Comunque tutto a questo punto cresce, meglio crescere un giocatore, esatto, in casa. Io la vedevo così, no? Sì. Comunque io ho iniziato a seguire molto, l'ho fatto sempre, no? In tutte le società a me piace molto lavorare con i giovani, sempre lavoro e sempre fanno, tanti fanno il debut. E resta vinto pure un campionato con l'Espagnol, se non erro giovanile. Esatto, esatto, mi viene un po' di là, no? E quell'anno io ho seguito molto la settore giovanile, ho visto questo ragazzo che giocava con una maturità incredibile, no? E io gli l'ho portato a fare qualche allenamento e io dopo ho detto alla società, guarda, questo ragazzo deve almeno allenarsi con la seconda squadra, no? E giocare con la seconda squadra. Di là, l'ho messo a allenarsi di là, lui aveva 15 anni e giocava con, anche in Italia si chiama la Primavera, no? Sì. Ma forse ancora più piccoli, 15 anni. Esatto, no, e la Primavera di là sono under 21, okay, a Inghilterra, con l'under 21. Comunque erano 6 anni, 5 anni di differenza. Allenava con loro, penso che aveva il livello di giocare, ma l'allenatore non voleva fare giocare perché ancora lo trovava piccolo o aveva altri calciatori. Mi dico, guarda, che noi dobbiamo sempre provare a migliorare il talento, no? Perché questo ragazzo ce l'ha il talento e dobbiamo aiutarlo perché questo è preparato, no? Ma non abbiamo riuscito molto a dargli minutaggio, abbastanza minutaggio, e nel mio senso alla fine ho pensato, vabbè dai, se io lo vedo pronto, lo metto con noi. E quando sì, perché alla fine all'estate abbiamo fatto tutto il precampionato, io, noi gli abbiamo detto, guarda, farai il precampionato con noi. Io ho avuto una riunione con la società e ha detto, guarda, noi pensiamo che a livello economico non possiamo andare a Premier, che è lo che ci piaceva, no? Alla proprietà, non è realista, non è un senso realista, ma sì che possiamo o andiamo in Premier o cresciamo la squadra per bilanciare economicamente per dopo provare ad andarsi, no? E questo è l'obiettivo quest'anno. Ho detto, vabbè, Bellingham entrava in questo piano, nel mio senso, no? Perché una cosa che io posso garantire è il lavoro sul ragazzo, no? Non posso garantire con questa squadra, perché alla fine è una squadra di fare la salvezza tranquilla, non puoi garantire andare in Premier, no? E dal giorno primo lui si è manifestato come un professionale totale con la squadra, ha giocato allo stesso livello degli altri. Io pensavo che lui non riusciva a
a seguire con tutto l'allenamento allo stesso livello che gli altri, fisico e tecnico, ma sì sì, dall'inizio è stato perfetto, subito ha fatto il debut in una partita di Coppa e nella prima partita di Lega, una o due settimane dopo, l'abbiamo messo a giocare, ha segnato, ha girato la partita contro lo Stoke, ha girato la partita e di là è impossibile toglierlo della squadra. E che cosa pensate quando l'ha visto segnare con lo Stoke? Io prima di metterlo, era una partita, noi facciamo bene, ma lo Stoke era una squadra fortissima. No? Assolutamente. Aveva caduto de Premier e si stavano vincendo a casa 0-1 e andiamo in difficoltà. Io le ho detto al mio assistente, le dico, come lo vedi? Perché abbiamo un infortunio, Montero si è fatto un infortunio, un esterno, come lo vedi se mettiamo il ragazzo, mettiamo a Jude? E lui ha detto, sì, sì, penso che si è destinato al calcio, oggi cambia la partita. E noi abbiamo bisogno di una roba di quella. Sì, sì, è entrato, dopo 5 minuti ha fatto un gol, dopo ha partecipato al secondo gol, abbiamo girato la partita, abbiamo vinto, e lui ha fatto la celebrazione del gol, come se alla fine un ragazzo che quello era il club, è la società del suo cuore, no? Il Birmingham, era come se l'ha pensato tutta la vita, come celebro il mio primo gol, no? E di là ha marcato una tappa grande. Però a volte i giovani segnano, si fanno prendere dall'entusiasmo, dai riflettori, dalle luci, voglio dire, pubbliche, delle televisioni. Invece Bellingham sembra... Bellingham ha un intorno familiare, un'educazione in casa, di una serietà, dei piedi a terra, di lavorare, di fare il meglio, di sempre avere una condotta perfetta in tutto quello. Ha molta esigenza su stesso, no? Comunque sempre pensa che può fare un po' meglio, anche se fa perfetto può sempre fare un po' meglio, migliorare. Sbagliato qui, sbagliato di là, avevamo tante riunioni con lui per mostrargli come l'aveva fatto. E il grande lavoro mio con la tappa del Birmingham con lui non era mostrargli come fare la roba, sino come farle capire di non metterti la pressione e devi accettare. No? Deve accettare che l'errore ci sta, è parte del calcio, no? Ma lui non l'accettava, voleva sempre il massimo, no? E quello alla fine tutta la squadra, tutti i compagni che hanno fatto un grande lavoro con lui per aiutarlo a crescere, a imparare la professione del calcio, e alla fine il resto è storia, no? L'abbiamo venduto a fine stagione al Borussia, sì, esatto, e con quel lavoro si è pagato tutto il debito che avevamo. Esatto, e l'altro anno il Birmingham ha potuto ricominciare da capo senza nessun problema. Infatti su Twitter sono andato a curiosare un po', che quando metto il suo nome vedo che i tifosi inglesi hanno lasciato un bellissimo ricordo di come si fa il calcio e di come si aiuta una società, inutile spendere, meglio crescere i propri giovani. Ma dove può arrivare Bellingham, soprattutto con Ancelotti, che quest'anno praticamente, non dico quello a stravolta, però l'ha reso un bomber, è incredibile la media gol. Perfetto. Jude ha una capacità, no? L'inserimento questo secondo me. Sì. Ancelotti è un grande allenatore, io ho guardato dal vivo due partite sue, quest'anno debuttando, no? Ma l'ha fatto giocare. L'ha visto col Braga, se non erro, giusto? Sì, col Barça e col Braga. Ah, okay. L'ha fatto giocare da vicino alla seconda punta, da dietro, e l'ha fatto giocare dove giocava con noi a Birmingham, con questo falso esterno che viene dentro, perché ha un inserimento che sempre fa male. E lui le ha sfruttato questo inserimento e le ha sfruttato questa capacità di gol. Non ce lo sta facendo un lavoro spettacolare con lui, no? Con tutta la squadra, ma con lui, perché ricorda che il Madrid viene di perdere a Karim Benzema e non ha preso un attaccante, esatto, aspettando Mbappé forse, e poi se non lo so ma tutti hanno dimenticato questo, perché Bellingham ha fatto questo ruolo, no? Le ha dato questa capacità di gol, e penso che questo farà che tutta la squadra usi di più questo inserimento. È veramente si gode vedere un calciatore con questa capacità d'attacco, anche di difesa, no? E dove è il suo top, il suo limite? Io ho detto sempre che mi sembra un calciatore che non c'è, no? Non c'è, perché
non c'è un limite, perché a 20 anni ha molta maturità, fisicamente è fortissimo, difensivamente è fortissimo, è aggressivo, va bene in testa, tecnicamente è soprattutto intelligente, sembra. Esatto, è molto intelligente, valora il lavoro, valora la società, valora i tifosi, valora, rispetta molto il lavoro del media. È molto difficile dire che non può marcare una tappa, perché solo la può marcare, no? tanto nel Madrid come nella selezione nazionale. Io infatti penso che qualcuno che voglia vincere il pallone d'oro, faccio un esempio, un Mbappé, avrà una bella gatta da pelare sicuro, al suo fianco sicuro, per il futuro. Però cambiamo discorso, ritorniamo a lei. In Inghilterra con il Leeds ha conosciuto Cellino e l'ha ritrovato anche a Brescia, un presidente molto particolare, voglio dire, che noi conosciamo bene qui in Italia. Che cosa significa lavorare con un presidente come Cellino in Inghilterra e soprattutto nel nostro bel paese? Per me, io ho sempre avuto un molto buon rapporto con lui, a livello anche personale. Abbiamo speso tante pomeriggi, tante parole, tante parlare tanto di calcio. L'ho fatto sempre con lui, no? Io le valuto tutta la sua esperienza, penso che ha fatto grande roba nel calcio con Italia, ha fatto una roba molto importante a Leeds, che per esempio quello, no? Ha salvato il Leeds economicamente, no? Perché è una società che era messa veramente male, no? Lui l'ha rimbalzato questa società. Per me è stato un piacere, io quell'anno e dopo Birmingham, a me mi manca un anno di contratto, ma dopo di quest'anno con Jude ho chiesto alla società di permettermi di andare a casa, perché l'anno della pandemia la mia mamma non stava bene, voleva rimanere a casa, no? E io era a casa. Il presidente Cellino era a Brescia, è andato in difficoltà con le Brescia, che avevano fatto una retrocessione Serie A, Serie B, erano in play-out, sì. Mi ha chiamato e gli ho detto: guarda, che per me, per lavorare con te non è un problema, infatti arrivo subito. Esatto, ma io non parlo italiano, non conosco il calcio italiano in quel momento, non conosco la Serie B, no? E tu hai bisogno di qualcuno che, no, io penso che sia perfetto, non importa, non parlo italiano, imparerai italiano, gli altri ti aiutano. Lui l'ha visto chiaro che io lo poteva aiutare, potevamo aiutarsi insieme, e l'ho fatto. Io penso che lui ha questa visione, no? Questa visione. Ma dopo un giorno, tutti sappiamo che un presidente particolare deve capirlo, deve saperlo, e alla fine deve rispettare che lui è il presidente, se non è così, sarà così. Per quello sempre è andato chiaro a pensare nel mio lavoro per la squadra, per fare il meglio per la squadra, e basta, no? E c'è un bel rapporto, sempre l'ho avuto con tutti i presidenti, infatti. E aspetto, adesso stanno facendo molto bene, aspetto che possano continuare così. E vedremo che cosa accadrà. Poi successivamente lei ha conosciuto Taco Pina, quindi è andata avanti l'esperienza nel calcio italiano. Mi viene da chiederle: che cosa modificherebbe il calcio italiano? È difficile da dire, perché io penso che il tifosi ha un'intelligenza sul calcio, non conosce il calcio, gli piace il calcio. Io penso... Senza filtri. Sì, senza filtri. Per me lo più difficile di capire, perché solo l'ho visto qui, che è la situazione questa dell'allenatore con l'esonero, no? Quello che ti esonerano, ti vai a casa e dopo prendono un altro e dopo lo esonerano ti fanno ritornare. Questo penso che... Ah, sì, è vero, l'hai vissuto anche questo. Esatto, questo per me è stato molto difficile, perché ma io come ritorno? No? Questo alla fine diventa una situazione che è un strumento della società, è un strumento. Non si dà un valore al lavoro, si dice alla fine posso fare un esonero, prendo un altro, se non va bene lo faccio ritornare, se sbaglio. Penso che devaluta il lavoro sul calcio, e penso che devaluta un po' il senso di quello che è una squadra, no? Perché alla fine una squadra prova a fare bene, ma se è sempre un momento difficile, è la minima, è un momento difficile, la squadra deve apprendere a uscire da solo insieme di quel momento, no? E questo sistema del giorno, io preferisco come Inghilterra, guarda, non va bene, vero. Va finito, no? Sì, non è che poi ti richiamano, esatto, eccetera. Esatto, perché penso che sì, la normativa è così, quella società può essere che dica, guarda, amo aspettare, amo vedere
come si reagisce, come si gestiona questo, come si gestisce questa situazione. Questo è un po' lo che mi ha colpito di più, ma dopo è un paese di calcio, il calciatore ha un livello di conoscenza del calcio molto importante, che questo per un altro è un grande piacere lavorare, io mi trovo molto bene. Quindi le piace comunque? Sì, molto molto. E questo che ti ho detto delle zone è solo un dettaglio, non è che mi piace o non mi piace, no? Sì, assolutamente, no? Infatti. Non è che per qualcosa si fa, no? ma per noi è difficile da capire all'inizio, no? Per tutti, perché fuori di qui non si fa nessuna parte. Assolutamente, è particolare come osservazione questa. Siamo arrivati quasi alla fine, ultime due domande. La prima, l'ultima la sveliamo, sarebbe sulla figura di Giorgio Perinetti, ecco la fortuna di averla qui ospite ad Avellino. Ma prima di arrivare alla figura del direttore, la questione Superlega. Lei come valuta tutto quello che sta accadendo negli ultimi mesi nel mondo del calcio europeo, con la sentenza dell'Unione Europea che ha stravolto un po' tutto? È questa Superlega che se ne parla, però non si capisce se potrà nascere o meno. È arrivato il momento della UEFA, per la UEFA, di cambiare la logica, il ragionamento, il coinvolgimento delle squadre che forse aveva un po' messo da parte. È un momento particolare. Prima che questa è una domanda importante soprattutto per quello che fa il calcio a livello societario, no? Perché io penso che tutto quello è un senso economico. Okay. So, perché alla fine UEFA fa una competizione e prende un soldi, dopo questo soldi come va alle società? Penso che arriva un po' tutto di là, no? Dall'esterno. Sì, anche io penso la stessa cosa. Probabilmente la UEFA dovrebbe dare più spazio alle squadre di ragionare, di poter contrattare quelli che sono i diritti televisivi. Io penso che tutto giochi su quello. Io penso di sì, perché alla fine il calcio, il protagonista del calcio è la squadra, no? È la società, no? Non c'ha senso senza quello. No? E non può essere che noi non mettiamo le società al massimo beneficio, perché queste società devono lottare tra di loro per prendere il meglio calciatore possibile e contro le società di fuori dell'intorno UEFA. No? Ah sì, esatto. Vediamo adesso gli arabi. Esatto, noi dobbiamo mettere gli strumenti e dobbiamo avere questo dialogo per capire, di mettere gli strumenti perché tutto quello diventa... diventano o per il beneficio di una società, che è una società che deve essere netta, limpia economicamente, ma che possa crescere nel futuro a livello economico per garantire un calcio a livello alto, il calcio europeo. Sennò alla fine si perderà tutto questo, perché se si frammenta la Champions, per dire, no? Si frammenta con questa Lega, tutti questi sono discorsi che penso che devono andare risolti con dialogo e pensando sempre a fare il meglio per tutte le società, non per una, per due, per un organo esterno che non gioca una partita, no? per tutte le società, per il beneficio di tutte le società d'Europa. No? Io la vedo come uno studioso, un amante del mondo del calcio, quindi mi fa molto piacere sentire questo genere di discussioni intorno a quello che è il futuro europeo. E a proposito di questo, è convinto del nuovo format della Champions League? La questione campionato unico rispetto a quella dei singoli gironi? Non so, perché a me mi piaceva... Com'era? Mi piaceva com'era prima, no? Quello che vince la Lega... Ah, il campionato, la questione soltanto i vincitori del campionato. Esatto, come si chiama? La Coppa d'Europa? Sì. La Coppa d'Europa. Spagna la chiamava quella. È Coppa dei Campioni. Esatto. A me piaceva quello, ma capisco che ci sono di più società involte, c'è più un senso di competizione, no? Ma a me piace il formato Coppa, il formato di due partite. Classico. Sì, mi piace questo, come hanno tenuto in Inghilterra la FA Cup, no? Che è così, no? E queste troppe partite? Sì, io penso che alla fine... Va a rovinare il lavoro dell'allenatore. Rovina un po' il calcio, rovina un po', le mette una difficoltà al calciatore, perché alla fine quando tu metti più di 50 partite all'anno, o 52, 53, alla fine perdi qualità in tutto questo, quella carriera del calciatore si è accorta. Ma alla fine capisco che abbiamo Lega dove... per esempio la NBA o il hockey, l'ice hockey, sì, americano, solo giocano, no? Penso che alla fine
l'importante sono le partite, questo lo capisco, noi abbiamo un sport dove abbiamo 5-6 giorni. Ma come partite intende? Partite a livello economico o partite in sé per sé? Perché probabilmente vale soltanto l'aspetto economico adesso. Sì, esatto, prima quello, no? Ma io lo intendo sulla partita di calcio, okay. No? Noi abbiamo 5-6 giorni per preparare una partita di calcio, no? Quando gioca intrasettimanale tiene 2-3 giorni, no? Io lo capisco che per la società o per l'organismo del calcio l'allenamento alla fine sì, possiamo toglierlo e mettiamo partita, sono più partite, è più intenso, è più competitivo, ma tergiversa un po' il lavoro dello che è il calcio che era lavorare tutta la settimana per preparare bene una partita, giocare una partita di qualità. Sì. In Italia è molto così, no? Questo pensiero, andiamo a lavorare a preparare bene una partita, no? Alla fine se mettiamo più partite accortiamo tutto questo e non so, alla fine penso che evidentemente le squadre che sono più forti avranno sempre più possibilità di vincere. In ultimo, lei è qui ad Avellino perché è venuto a trovare il direttore Giorgio Perinetti, che cosa la lega alla figura di Perinetti? Ha fatto molto piacere a me di conoscerlo quando io ho arrivato a Brescia, il direttore è stato primo o secondo giorno che abbiamo parlato di là, lui infatti già conosceva Avellino, è stato il primo in Italia che mi ha detto aveva un calciatore di là, diventato Borussia, lui già lo conosceva, no? Evidentemente mi ha capito subito tutta la sua carriera, tutto il calcio che lui ha fatto tutta la vita, mi ha un rapporto personale bellissimo con lui, vedo il calcio molto come lui. E lui ha imparato, io ho imparato tanto di lui, non solo sul calcio italiano, ma sul lavoro con la società, sulla stampa, sui media, sui tifosi, da qui d'Italia e anche del calcio in generale. E ogni volta che posso, che ho qualche tempo libero, l'ho chiamato, guarda che fai, vieni, vengo a una partita che non avevo visto mai dal vivo, una partita a Serie C, l'ha visto e ha visto una squadra, la sua, che a me è piaciuto molto la partita. Che erano un po' dispiaciuti tutti perché pensavano che la partita già era vinta, ma vedo una squadra che sta lavorando bene, una società che sta lavorando bene, devo chiedere un po' al tifoso di L'Avellino, avete fiducia che si stanno facendo le robe bene, e sono convinto che saranno alla fine